Sì, diciamo che abbiamo avuto un bel periodo, cioè abbiamo visto degli incrementi di vendite che assolutamente, almeno io che sono abbastanza fresco di questo settore, non ho mai visto da quando ho iniziato. Incrementi a doppia cifra non sono all'ordine del giorno e soprattutto crescita di chili in ortofrutta è in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, in quanto i chili in ortofrutta vediamo che anno dopo anno stanno calando, aumentano i fatturati ma non i chili, quindi è stato un periodo molto importante. Allora, diciamo che noi in questo negozio abbiamo implementato un progetto di Coop Italia che nasce da qualche anno, da un paio d'anni. E come cooperativa questo è il nostro pilota, il primo negozio che abbiamo fatto seguendo le linee guida di questo progetto. Questo progetto ve ne parlo in modo molto sintetico per chiarire meglio quelli che sono i principali concetti. Nasce praticamente con l'obiettivo di cogliere quelli che sono i nuovi consumi in termini di prodotti piuttosto che di servizi da dare ai clienti e ai consumatori, quindi intercettare quelle che sono per noi delle vendite aggiuntive. Sostanzialmente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridefinito il layout del reparto, abbiamo messo in evidenza quelle che sono le stagionalità del reparto dell'ortofrutta, quindi si inizia rispetto al percorso di percorrenza dei clienti con attacco della frutta e della verdura di stagione. Dopodiché si segue nel normale, diciamo, percorso di spesa verso le altre categorie, quindi verso gli altri mercati, con la dispensa che la possiamo assimilare praticamente alla spesa più da convenienza, più da stoccaggio in casa, quindi per capirci patate, mele quando non è il periodo giusto piuttosto che cipolle. E si passa dopo alle altre zone che sono più, diciamo, da acquisto d'impulso, quindi contenuto di servizio, e mi riferisco ai mercati nuovi che abbiamo voluto, diciamo, in qualche modo spingere, privilegiare, che sono appunto i prodotti di quarta e quinta gamma, frutta tagliata e estratti. Dopo ci sono mercati nuovi tipo i burger piuttosto che i cotti a vapore. Poi a seconda della stagionalità abbiamo anche le zuppe piuttosto che. L'altra zona molto importante per il reparto è la zona che abbiamo invece sul lato sinistro, dove praticamente abbiamo tutta quella che è la frutta secca e i legumi. Anche questa è una categoria molto importante. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, ha un po' faticato nei fatturati, ma sicuramente è una categoria che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, con dei risultati anche di marginalità importanti. Ecco, questa è un po' quella che è l'impostazione del reparto. Ovviamente su tutto ciò c'è l'ultimo elemento che noi già avevamo prima della ristrutturazione, che è il mondo del biologico, che in questo layout, in questo progetto comunque abbiamo mantenuto. Allora, il ruolo del prodotto a marchio per noi è fondamentale. Noi come cooperativa prendiamo sempre tutto quello che è il prodotto a marchio disponibile nel mercato. Quindi a seconda dei prodotti, che può essere frutta piuttosto che verdura, tutto quello che è nella disponibilità dei nostri fornitori, noi siamo convinti di perseverare e di continuare con queste logiche. Cioè, i nostri clienti ce ne fanno un elemento importante, quindi un fiore all'occhiello. Ovviamente ci sono situazioni magari più difficili da un punto di vista pricing da poter gestire, perché comunque è un prodotto che ha dei capitolati più severi rispetto alla media, ma comunque è un'attività che noi manteniamo nei nostri assortimenti praticamente tutte le volte che c'è la possibilità. Cioè, noi la mattina ci presentiamo sempre così. Una delle mie cose importanti, impattive del mattino è: ragazzi, ragazzi, alle 8 apriamo e già il cliente delle 8 deve avere il reparto così. E io una cosa che insisto anche con i miei ragazzi, a un certo orario, magari meno volumi, però il reparto deve sempre mostrare la freschezza e un cliente si deve fermare e deve poter comprare, non deve dire. Quindi la mattina, il bello proprio della mattina, delle prime 4 ore, dalle 5 alle 8, alle 5 alle 9, è creare un reparto così, che è la cosa più bella. La mattina abbiamo visto il paese, visto che siamo in un paese, abbiamo della gente un po' più anziana, gente che viene a prendere il latte, il pane, i beni di prima necessità. Il pomeriggio invece vediamo della gente più giovane, gente che fa la spesa, gente che spende anche di più, e quindi ecco perché dicevo che anche al pomeriggio il reparto si deve presentare in un modo, proprio perché è quello che fa la differenza, perché la gente proprio compra tutto, cioè dalla verdura alla frutta, le patate, tutto. E nello spostamento, durante la ristrutturazione, io lo avevo già prima e quindi l'abbiamo mantenuto perché è un banco frigo refrigerato. Quindi l'insalata la mantiene sempre fresca,
la mantiene fresca dalla mattina fino alla sera, quindi tu porti a casa l'insalata di primo taglio da dover pulire, però non la, se la prendi al pomeriggio la trovi sempre bella fresca, bella che la mantiene. Noi abbiamo il negozio, l'abbiamo ristrutturato tra settembre e dicembre. Il negozio è inaugurato il 2 di dicembre, il reparto si è spostato il 2 di novembre. Prima era nell'angolo del negozio molto più stretto, abbiamo allargato le corsie, abbiamo allargato gli spazi espositivi e il cliente ci ha valorizzato su questa cosa, proprio perché il cliente può girare col carrello, si può fermare, può scegliere. Le vendite ci hanno dato anche le risposte. Ma sicuramente le vendite della quarta e quinta gamma e di alcuni prodotti che io ho detto aiuto, invece sono molto, molto contenta di prodotti come burger, prodotti come frutta tagliata, prodotti che prima avevo nell'assortimento prima della ristrutturazione, dopo ristrutturazione col nuovo progetto li abbiamo valorizzati ancora di più, gli abbiamo dato uno spazio più visivo che la gente li vede e le vendite mi danno ragione. Io sono contenta perché proprio non credevo che a Castelfranco mangiavano dei burger, invece mangiano dei burger e la gente li cerca proprio, quindi... Il biologico la gente ormai l'ha capito e si è stabilizzato come clientela, così si è stabilizzata e abbiamo ormai, non siamo più in crescita, abbiamo quelle vendite fisse, anche durante il periodo Covid non è che il biologico ha avuto quelle vendite, ha sempre quella clientela lì che viene a comprare e si ferma lì. La frutta secca invece è diverso, perché la frutta secca abbiamo cambiato un po' l'assortimento, in particolar modo con le monoporzioni di piuttosto che noci, piuttosto che mix di frutta, mix per insalato, mix, che quelle stanno dando una buona risposta, che abbiamo proprio una linea COP, una linea proprio vivi verde, proprio che stanno dando una buona risposta. Sono cambiati un po' gli usi dei clienti.